Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 36esima puntata di GTA 5. Siamo qui in compagnia di NicoG190. Ciao a tutti. E poi abbiamo Buldir senza portiera, perché qualcuno me l'ha diciamo tolta, quindi ha sistemato la macchina. Posso farti senza temperaria? Sì, no. Sì. No, devo allora registrare. Corri. Devo registrare. Corri, corri che è meglio. Sai che esplodi, gente. Sì, ma esplodi anche tu però. No, io no. Te che hai detto signorina, attention. Guarda, povera mia macchina, nuova di stecca, non è già senza portiera. Non è che avessi avuto una DeLorean. Ecco. Mi scusi, non l'ho fatta apposta. Aspetta che aspettare 20 secondi per avere la macchina nuova. Ora ti farei saltare in aria adesso, io volevo. Scusa, ma non è colpa mia se tu rompi la portiera. Sì, sì. Soldi. Sono leggermente ricco. Allora, oggi vedremo. Ah sì, abbiamo Cobra? Saluto. Vuol dire mi ha distratto con la portiera della macchina. Sempre il solito. Ma chi? No, l'avete visto? È in già moto da solo lui. Sì, no, guarda che io sono stato fermo qui. Io sono stato. I volano come le bestemmie. Io sono stato fermo qui e ho anche registrato, quindi si vede tutto dal video. E portiera! Maledetto fregato. Ma te spuntare prima o dopo dalla macchina. Razzismo contro la Supra. Dunque, vediamo di andare ad acquistare l'officina, l'autofficina. E perciò, mano al portafoglio. Allora. Abbiamo finanze e servizi. Mesh Bank. Menu principale. No. Qua è sbagliato. Abbiamo allora. Dai! Sto facendo shopping. Non sto facendo niente, io cosa ti lami? Ma cosa dici? Foreclosure. Ma era. Lui si chiude la spalmata. Davvero? Sì. Se mi metti ancora addosso dopo. Oh, dai buono, dai, mi devi una portiera. Allora, vediamo un attimo. Cioè, dobbiamo andare vicino alle chiavi. Ma chi è che ha messo anche la pulizia adesso? No, è l'ambulanza che è arrivata a soccorrere una tipa investita. Va bene. Va bene. Commissione di soccorso. Allora, in teoria abbiamo, grazie ai buoni collegamenti con le vicine strade principali, questa piccola autofficina ha molto potenziale. Va bene. E vediamo quest'altra. Però vai che sarà qua. Ah, video bello. Vediamo questa. Questa proprietà offre accesso immediato all'autostrada. Ideale per i piloti disperati con macchine danneggiate che cercano rifugio. Questa qua sarebbe già più in. Vediamo questa. No, qua non mi convince. Vediamo questa. Non sarà centrale, sicura o igienica, ma è l'autofficina più vicina all'autoraduno di LS. Di tutto sono quella vicina alla mia sala giochi. Se vuoi mettere su una ditta vicino al tuo target di mercato, però secondo me non frutta poi così tanto. Quasi quasi. Secondo me no, questa no. Questa la mesa. Secondo me quella più un po' più costosina, ma molto più, secondo me dovrebbe essere più redditizia. Mettete di fare casino con le auto. E perché appunto dà accesso diretto all'autostrada, quindi sicuramente può essere un punto molto 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 molto. Quindi a partire. Beh, già qua che è a partire. Simbolo no, Cobra Community non penso. Ecco, tradisci il tuo. Perché vedo un trenino? Questa qua. Più,
Scusa, 75.000 per il simbolo. Non l'ho ma messo. Quale? L'altro simbolo? Eh. Eh sì. Ma puoi anche evitare di metterlo. Bastardi. Il simbolo crew è il tuo, no? Non va bene. No, se metti l'altro invece. Vabbè, quello crew puoi anche evitare. Fare a meno di metterlo. Se metti l'altro, però non so quanto ti deve costare. In teoria varia in ogni simbolo. Vabbè, mettiamo questo a posto. Qui gestione d'autofficina. Orco, anche il personale dello staff. 385.000 il membro staff 1 e membro staff 2 altrettanto. Vediamo extra. Alloggio personale. Ponte sollevatore. Ponte sollevatore 650.000 euro. Un ponte sollevatore. Però c'è, hai un doppio guadagno se dato che tirano due auto al posto di una. Vabbè dai, il ponte sollevatore lo mettiamo, perché è un'autofficina, effettivamente serve. Lo stile lasciamo quello basico, perché ho idea che se aggiungiamo uno stile strano, ci aggiunge troppo. Quindi 2.645.000, di cui 650.000 solo di ponte levatoio, per non dire sollevatore. O a scorrimento. O scorrimento. O a colonne. O qualcosa per alzare le auto. Ok, va bene. Acquistiamo. Troppi soldi. Vabbè. Acquista. Acquisto in corso. Acquisto completato. Imposta meta. Voglio subito andarla a vedere. Torna là. Occhio. Bene. Andiamo subito a vedere dove sta l'autofficina. Sbanda troppo sta macchina. Impedito. Tutto. Ho compiuto il mio power. Vediamo dove l'hanno messa. Beh, vicino all'autostrada, quindi chissà che frutti un bel po' di soldi. Non stai chiamarne. Io non sto grattando macchine. Era KJD la. Avrai anche roba da riparare. Ah, quella io l'ho messa un altro po'. Sempre là, ma un po' più giù. Quella bianca. Allora, questa qua è l'autofficina. Guarda che. Guarda che stiamo su. È la stessa. Ma è arrivato un micro nella mano, è la stessa mia. Com'è la stessa tua? C'è anche qua. Vai, ma. Allora la mia dov'è che sia? No, è questa. È no, questa l'entrata. No, qua c'è scritto no parking. Allora lì non parcheggi, ma questa qua è l'entrata. Bene. Qua c'è scritto no parking. E si entra dalla scala superiore. No, scherzo. No, la scala antincendio penso non serva a niente. Questo è sul tetto. Allora, vediamo se ci fanno entrare. Il portone pesa, ragazzi. Devo. È appena comprata così. E mi legge solamente autofficina di Cobra, non la tua? Perché lui deve ancora aprirla. Che sta. È ancora. Cioè, è la prima volta che ho alzato. Oh, guarda, c'è già una macchina sul ponte. Mamma mia, guarda scatoloni, roba che c'è. È immensa, cavolo. Hai visto che macchinetta che è quella? Guarda, una chiave, ho trovato una chiave. Oh, bestia, bella ciò. Chi è qua? Ah, la signorina con i capelli viola. This'll do. Shit, this'll do. Visto un bel posto. Where's our partner at? I don't know. We should make ourselves at home, baby. Shit. Come here, girl. Need to take all this shit. Non ho por sconcerie qua dentro in officina nuova, You a bad motherfucker. Give me that. Bring that ass over here. Shit, got me all stiff. You motherfuckers been there the whole time? Oh shit, you here. We'll finish this a little later, baby. Come on, let's go and take care of this business. Allora. Let's get a look at you. You were with Mimi, right? Basta, visto che bella officina. You don't look like much of a driver to me. You heard what she said? You look like a hoe. Just kidding, baby. I've seen this girl turn a tired V6 into a red hot killer, baby.
and I don't even want to tell you what she did to this inline eight. She also knows people. And if she's saying she don't like what the fuck she see, I'm sorry, motherfucker, but y'all gonna have to show us something special, you dig? It just so happens I got something you can help me with. Cosa resta qua una macchina? One time took my pink slip. They got my car. The same one you saw us in at the meet? Get it out the impound lot and bring it back here. If you is what you say you is, it should be easy. If it ain't, this te pareva che va a finire che dovevo fare un lavoro sporco? It's over before you even get started. Para, mezzo va, Chavi. Wasting my motherfucking time. We'll see you back here. Don't be too quick. Baby girl got some body work to do. Oh, do I now? Oh, baby, bring ma te pareva adesso devo fare il lavoro sporco o no? Very special occasions. Special occasions is what I got right here in my pants. Vabbè. Oh, allora, ci dico come boss e presidente per usare la lavagna degli incarichi. Quindi prepariamoci e vediamo di trovare questa libretto di questa macchina o questa macchina. Tanto, nel frattempo, mi bevo una Coca-Cola perché ho sete. Là. Oh, avevo detto una Coca-Cola, ma cos'è questa lattina verde qua? Vabbè, tanto bevemo e buttiamo per terra. Diamo uno sguardo veloce all'officina. Allora, vabbè, abbiamo il ponte qui. Qua un pavimento lucido, cassoni di legno. È tutto... sì, tutto da sistemare qua. Comunque dai, c'è un po' di tutto. Che roba c'è sto qua? Un compressorino, beh, questo è da cambiare. Qualche cerchio, una bombola. Oh, qua bombole di acetilene, ossigeno. Beh dai, vedo che c'è quello che serve. C'è quello che serve per un'officina. Un gran bel posto, d'altronde dopo tutto quello che abbiamo pagato. Doppio ponte, uno e una due, questo qua, questo è proprio comprato nuovo appena arrivato. Qui abbiamo un motore vuoto, oppure un 4 cilindri doppio albero. E vabbè, vediamo un attimo di far qualcosa.